siete mortali creature! È un dio che vi parla! Oddio, un dio! Il Deus Ex Machina! Il Deus Ex Machina, appunto! Il Deus Ex Machina del tempo! Poveri patetici, infinitamente piccoli insetti! Pensate di poter affrontare da soli una simile impresa? Sono Crono, il dio del tempo! È il 28 febbraio del 2002. Hai preparato le valigie? No, Euro. Lira, io non ti voglio mettere fretta, ma entro mezzanotte devi essere fuori da questa casa. Ha toccato, evviva! Un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità. Conficca nel suolo lunare la bandiera americana. Ecco. 1954. Ora possiamo parlare al telefono io e lei. Allen Ginsberg, Aul, l'urlo. Signori, un poema, una ballata psichedelica, un grido di dolore e protesta contro l'America borghese perbenista degli anni 50. Un viaggio nella mente, la porta, the door. Ma poi? Come potrei vivere senza questa massiccia dose di malinconia? Ho provato, ho fallito. Proverò ancora, fallirò meglio. Il tempo passa inesorabile, l'artrosi avanza, un dolorino alla spalla, ma non devo distrarmi, devo concentrarmi, devo memorizzare le ultime frasi del suo discorso per quando mi chiederà cosa ho detto. Io voto, senza rossetto ma voto, e che cosa è affar mio? Tuo padre è morto di freddo cercando di tornare dalla Russia, dove il nostro esercito è stato umiliato. È morto perché aveva le scarpe di cartone. È morto perché i tedeschi l'hanno lasciato lì. È morto perché questa guerra non la doveva fare. È morto per difendere l'ideale fascista. Tuo padre non è mai stato fascista. Io lavoro e penso. A me. Sassolino piccolino che sei qui, con sassolino nella sciarpa hai, che mi fa tanto male hai, batto il piede in su, batto in giù, batto il piede, mi